Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Lo scontro fra Gesù e le autorità religiose su due opposte visioni della fede si fa insanabile. Da una parte stanno scribi o farisei, custodi di una legge che ha trasformato Dio in un controllore dell'uomo e la casta sacerdotale in un gruppo di potere, e poi dall'altra Gesù che proclama la paternità di Dio, la sua infinita misericordia insieme alle promesse di libertà e guarigione per ogni uomo. Anche le armi scelte per fronteggiarsi sono diverse. Gesù, il Verbo di Dio, sceglie la parola, venata anche di un certo umorismo: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» I giudei, invece, preferiscono porre mano alle pietre. Il capo di accusa nei confronti di Gesù è la bestemmia, il farsi figlio di Dio. Gesù risponde all'accusa con la citazione di un salmo: «Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo». Il Salmo 82 esalta l'azione di Dio giudice, che ha reso partecipe l'uomo del suo potere di giudicare. In questo senso, chi ha il compito del giudizio riceve una sorta di identificazione con Dio. Il Salmo, però, pone anche l'accento sui giudici iniqui, che emettono sentenze ingiuste e sostengono la parte dei malvagi. Per i giudei, che hanno già stabilito una sentenza di condanna sulla persona di Gesù, la citazione di quel salmo suona probabilmente come un'ulteriore provocazione. Per questo cercano di mettere le mani su di lui, su Gesù. Si avvicina l'ora della consegna del giusto agli ingiusti. Buona e santa giornata a tutti.